Allora, Luca, che ti ha detto la professoressa Fiorani sul termine spirito? Qual è stato l'ulteriore chiarimento? Hai capito che spirito fa le veci di Dio e che quella di Hegel è una filosofia sommamente blasfema, se la vediamo dal punto di vista squisitamente cattolico, apostolico, romano, eccetera, eccetera. E questo te ne sei reso conto, no? Diciamo che lo spirito assoluto, quello che è rispetto all'assoluto, sarebbe una sorta di provvidenza spersonalizzata che guida la storia, ha un fine, diciamo, mira un fine e usa gli esseri umani come una specie di marionette che agiscono nella storia, tranne alcune persone che sono gli eroi, ecco, che ispirate da questo spirito cambiano in certi casi la situazione, ecco, Ah. contribuiscono. Quello Zeitgeist, lo spirito del tempo, Zeitgeist, no? Secondo la tradizione, in realtà è lo stesso Hegel, quindi non è una tradizione, la tradizione inizia con le parole dello stesso Hegel. Lui dichiara, in occasione della battaglia di Jena, lui era giovane filosofo ancora, non era lo Hegel dell'università, dichiara di aver visto lo spirito dei tempi passare vicino a lui sul cavallo bianco, pensiamo che sia bianco, insomma, il caso, non mi ricordo se dice anche il colore del cavallo. Comunque, ho visto passare lo spirito dei tempi a cavallo vicino a me. Si stava riferendo a Napoleone Bonaparte. Allora, forse tu nel riferimento che stavi facendo, stavi pensando a qualcosa del genere. Ovvero, veniamo al termine spirito. Tu hai detto provvidenza spersonalizzata. Allora, una sua personalità, questa provvidenza, tra virgolette, ce l'ha, perché questa provvidenza è logos, è ragione. Dunque, se vogliamo attribuire una certa personalità anche alla ragione, alla fredda ragione, Kant in qualche maniera c'era quasi riuscito, possiamo dire che non è esattamente spersonalizzata, è la ragione. Sì, d'accordo, ci siamo capiti, certo, non è un Dio personale come Yahweh, piuttosto che il Padre o il Figlio, che poi è anche incarnato, che quindi ha una sua personalità. Stiamo parlando però della ragione, che quindi è provvidenza assolutamente razionale. Ecco perché si parla di panlogismo, che è un altro dei termini chiave che troviamo nell'introduzione a Hegel. Quindi la visione di Hegel è un panlogismo, tutto è logos, tutto ciò che accade, tutte le manifestazioni della realtà sono assolutamente necessitate e sono assolutamente razionali. Tutto ciò che è razionale è reale, tutto ciò che è reale è razionale. Quindi l'idealismo di Hegel, in un certo senso, anche se sembra stare agli antipodi rispetto al realismo antico, era il discorso che vi ho fatto l'altra volta, l'oggetto grande grande, il soggetto piccolino, fino ad arrivare al soggetto trascendentale di Kant e poi al soggetto assoluto dell'idealismo, alla fine il risultato in un certo senso è lo stesso. Tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è razionale è reale. La differenza qual è? Che la realtà, che è questo soggetto che produce se stesso, come il pensiero di pensiero del Dio aristotelico, per capirci, la realtà è un soggetto che pensa se stesso ed è prodotta dallo stesso soggetto. Ed è prodotta in termini dinamici, il pensiero è dinamico. Che cosa pensa questo soggetto spersonalizzato, questa provvidenza spersonalizzata? La ragione in sé, che cosa pensa? Pensa il mondo, che cos'è il mondo nella sua dinamicità? È la storia di quale soggetto? La storia dell'umanità. La visione di Hegel è molto, come dire, antropocentrica e, diciamo, da questo punto di vista non tiene conto di tutto il resto, come dire, il culmine della storia, la fine della storia, tendenzialmente, in maniera asintotica, la tendenza qual è? Il progressivo dispiegarsi appieno della razionalità, il diventare consapevole di se stesso. La storia dello spirito corrisponde alla storia dell'umanità e i prodromi della storia dell'umanità sono in funzione della stessa umanità. Quindi le epoche preistoriche, il trilobite, sta lì
perché un domani si sarebbe evoluto in termini umani, anche se questo Hegel non lo può pensare, visto che l'evoluzionismo è una teoria successiva, risale alla metà dell'Ottocento ed è stata formulata da Darwin. Ma insomma, la storia dell'umanità è storia della progressiva autocoscienza di questo soggetto assoluto rispetto a se stesso. Di che altro puoi essere cosciente? Se il soggetto è il tutto, come il tutto è il Deus sive natura di Spinoza, cosa altro può pensare questo soggetto assoluto se non se stesso? E la materia dei suoi pensieri è la storia del mondo. E ciascuno di noi, per così dire, che siamo delle mere comparse sul palcoscenico della storia, siamo come delle controfigure, appunto delle comparse in un enorme film hollywoodiano che dura secoli e secoli e millenni, che ha una trama complessissima, ma questa trama tende ad andare verso la progressiva autoconsapevolezza dell'unico soggetto esistente, totalizzante, che è lo spirito assoluto. Allora, il rapporto tra lei, tra Tania e lo spirito assoluto, è questo tipo di rapporto. Se io dico, Tania, alla fine della tua vita, auguriamoci, fra 300 anni, ma non è questo il punto. Tania, tu chi sei? Sai, quando finché sei giovane puoi fare dei preventivi, dei progetti, ma un bilancio della tua vita, la saggezza, almeno così volevano gli antichi, appartiene ai vecchi. Senato, Senex, il vecchio ha esperienza perché ha vissuto tante lune, per dirlo alla maniera dei Sioux. Lui ha vissuto tante lune, vecchio, quindi ha tanta esperienza. Va bene? Chi ha tanta esperienza, o tu quando arrivi alla fine dei giochi, ti guardi dietro e fai una retrospettiva, alla fine tutte quelle cose che all'inizio, ammesso che accada così, ben inteso, alla fine tutte quelle cose che all'inizio ti sembravano frammentarie, che non trovavano il loro posto, contraddittorie, anzi spesso e volentieri contraddittorie, alla fine della storia, la tua storia, tutti i pezzi del puzzle vengono al loro posto, trovano il loro posto. È come se ti leggi la trama di un romanzo, un thriller, non so quale romanzo preferite, ma qui parliamo di un romanzo, sapete quei romanzi tipicamente ottocenteschi, quelli di formazione, di educazione, piccole donne crescono, bravo, ecco, sono tipicamente ottocenteschi. Qual è il senso della trama? Il senso della trama è che ci sono delle persone ancora giovani, verdi, immature, che attraverso una serie di esperienze prendono coscienza di loro stesse, di loro stessi, d'accordo? Quindi pian piano, grazie alla consapevolezza, diventano scrittrici, scrittori consapevoli della trama della loro stessa storia, che alla fine trova un senso, senso finale. Ma c'è una direzione, c'è un telos, c'è un fine. Tutti i pezzi vengono a posto. E scopri che cosa? Scopri che tutte le contraddizioni, tutte le tue antitesi, tutti gli ostacoli, tutti i problemata che ti si sono, come dire, squadernati dinanzi nel corso della tua vita, avevano la loro funzione. Pure Sergio aveva la sua funzione. Cioè, in alcuni casi uno dice, ma non è quello, che funzione? Alla fine anche Sergio aveva una funzione, doveva ritornare qua. Era nel suo destino. Ma questo destino lui non lo sa ancora, noi non lo sappiamo. La storia è questa, no? Questo destino ha una sua precisa ragione, cioè non avviene per volere della divinità, non avviene a casaccio, non avviene perché l'ho deciso io, ma perché doveva avvenire, non poteva non avvenire. Adesso l'esempio di Sergio è un esempio poco significativo, perché stiamo parlando della singola persona, o il romanzo autobiografico di Tania, o il mio, che sono vecchio e quindi ho dei ricordi di molti anni, hanno poco senso, perché stiamo parlando della singola persona. Togliete la singola persona. Qui stiamo parlando della realtà tutta, che è soggetto che pensa a se stesso e che progressivamente conosce se stesso. E si conosce attraverso, questo Hegel lo studierà nella fenomenologia dello spirito, lo conosce attraverso la storia, attraverso il progressivo dispiegarsi della storia. Quindi la storia
la storia dell'umanità è il romanzo di autoformazione di questo soggetto con la S maiuscola che è il tutto. D'accordo? Che pensando la realtà crea la realtà. Pensando se stesso crea la realtà, e tutto il gioco consiste nello scoprire questa cosa qui. Nello scoprire che non stava facendo altro che pensare i suoi stessi pensieri. Quindi è un processo di autoconoscenza, di autoconsapevolezza, è una sorta di cogito. Scusate, se la realtà è il soggetto, esiste un unico soggetto, come esiste un'unica realtà, ma questo soggetto non è materia, natura, fissa, stabile, come quella di Spinoza, ma è un'intelligenza, è un soggetto che pensa a se stesso. Cos'altro potrebbe pensare? Quale potrebbe essere l'oggetto dei propri pensieri, se non se stesso? Ma è una specie di cosa circolare. Beh, direi che è circolare, il punto fondamentale. Bravo, perché tu. Brava, che a un certo punto muore. Brava, è bravo Luca, però questa roba qui è, diciamo, avrebbe una sua logica in un certo senso, ma è la logica degli antichi, degli stoici, dei presocratici. Anzi, la prima cosa che vi doveva venire in mente quando la professoressa Fiorani ha parlato di pronoia, di provvidenza e di logos e di divino, la prima cosa che vi doveva venire in mente sono gli stoici. Il logos, la realtà tutta, è Dio, teos, ed è pronoia, è razionalità, e la nostra anima è una scintilla di questa razionalità. Ma gli antichi hanno pensato l'eterno ritorno dell'uguale, l'ekpyrosis, il cosmo che nasce, e poi c'è l'esplosione finale, poi rinasce, eccetera, eccetera. Quindi un ciclo indeterminato. E quindi una visione naturalistica più che storica. Invece Hegel no. Hegel pensa al mondo come storia dell'umanità. E quindi la contraddizione qual è? Qual è il problema? Ma già siamo arrivati a definire il problema. Intanto ve lo metto, ve lo butto là. Benissimo, bravo. Sapete qual è? Ovviamente il culmine della storia, il culmine dell'autoconsapevolezza dello spirito, o che lo spirito ha di se stesso, provate a indovinare qual è l'apice, l'acme dell'intero processo. Di questo spirito che all'inizio era un bambinetto, poi è cresciuto, un giovane adolescente, con tutte le sue contraddizioni, poi è diventato un po' più maturo, alla fine è diventato adulto, vecchio, ed è diventato pienamente consapevole di se stesso. Ed è la scienza tutta dispiegata. Un'altra opera di Hegel si intitola La scienza della logica. Certo che la scienza è della logica, visto che esiste un'unica cosa che è logos. Di chi altro potrebbe essere scienza? Sapete qual è l'acme, il punto d'arrivo di questo percorso, di questa autobiografia? Eh? Oh, Hegel soffre un pochino della stessa patologia di Kant. Kant, diciamo da questo punto di vista, però forse è un po' più possibilista, un po' più modesto. Hegel. Il punto d'arrivo dell'autoconsapevolezza dello spirito assoluto è la filosofia di Hegel, il sistema di Hegel. È lo stesso sistema di Hegel. Ho capito tutto. La nottola di Minerva, la filosofia si leva in volo sul far della sera. Che ha senso? Non rispetta Hegel come affermazione generale. Che senso? Perché? Vi ricordate il discorso che facevamo in storia? Allora, un fenomeno in via di svolgimento è difficile da definire. È difficile, perché io dovrei essere, più che uno storico, un profeta. Infatti, se chiedete a uno storico, calibro di Barbero, ma uno storico normale, una persona normale, gli chiedete, senta, professore, lei che conosce la storia, ci può dire come andrà a finire questa terza guerra mondiale, dove andrà a parare, quello ti dice, guarda, io faccio lo storico, ti posso dire come sono andate le cose al tempo dell'impero ottomano, ma non ho la sfera per vedere il futuro. L'unica cosa che so, diceva Barbero, quella celebre intervista, è che non è il caso di attaccare la Russia. Questa è l'unica cosa che so, ed è l'unica cosa che è stata fatta. Cioè, questo era l'unico principio. Abbiamo fatto di tutto, non noi direttamente, ma diciamo, queste persone illuminate che vogliono il bene dell'umanità e dei loro popoli, hanno fatto di tutto per cercare di rompere le scatole ai russi. Ma c'è l'esempio di quello lì sul cavallo che è passato vicino a Hegel, tale Napoleone Bonaparte, e di quell'altro con i baffetti di cui abbiamo parlato
quando parlavamo di Le Bon, Adolf Hitler, che sono andati a rompere le scatole alla Russia e non è che gli ha detto veramente bene, insomma hanno fatto una brutta fine. Chiusa questa parentesi, ma insomma avete capito dove va a parare il discorso? Ha senso, ovvero io posso raccontare una storia e provare a fare dei collegamenti, fermo restando che poi anche la versione, la visione della storia cambia di generazione in generazione. È una scienza aperta, i fatti si possono interpretare in maniere diverse, però sempre con il senno del poi. Mentre la cosa sta avvenendo, io non posso tracciare un bilancio. Ecco, la storia di Silvia con Alfredo, mettiamo che abbia questo amante, questo fidanzato che si chiama Alfredo. Si chiama Alfredo? No, meno male, se no avevo dato di preveggenza. Allora Silvia, mettiamo la storia di Silvia e Alfredo, ecco, che speriamo che andrà, le auguriamo lunga vita, grande prosperità, è una storia bellissima. Ma nessuno di noi, nel momento in cui la storia si sta svolgendo, se si tratta di una storia che ha delle connotazioni importanti evidentemente, se non ha queste connotazioni significative, non è una storia, è una cosa episodica che un attimo dopo ti sei dimenticato, qualche tempo dopo ti sei dimenticato. Se c'è una storia, io un bilancio della storia lo posso fare soltanto se la storia si è consolidata o alla fine della storia. Mentre la storia è in pieno svolgimento, è giusto godersi la storia, per carità, godersi il momento per momento, ma ancora non so dove andrà a parare, un po' come la storia della nostra vita. Vale chiaramente anche per la storia dell'umanità. Oh, sì, facendo un altro esempio, nel momento in cui sto leggendo uno di quei libri dalla trama molto complessa, un romanzo, se mi fermo a pagina 50 e ho ancora altre 900 pagine, pagina 50 dove vado a parare, non so, Guerra e Pace di Tolstoi, se ancora si può dire, perché essendo un autore russo magari non è il caso più di nominarlo, a pagina 50, viva Dio, ancora non ti posso dire dove andrà a parare il genio di Tolstoi. Lo stesso vale in un certo senso per lo spirito assoluto, quindi il senso, quando Hegel dice la mia filosofia è, come dire, una lettura, una ricapitolazione a livello sistematico, Hegel è un filosofo sistematico, vuol dire che ogni aspetto della realtà, sia in senso diacronico, cioè storico, sia in senso sincronico, si sposa perfettamente, ogni cosa si deve incastrare. E tutto quello che è pensato e pensabile è anche reale, attenzione, è anche reale. Se avviene un fatto storico, e io questo fatto storico, la campagna militare di Napoleone, la vicenda di Napoleone, poi lo stesso Hegel farà un bilancio della storia di Napoleone, perché Napoleone poi morirà a Sant'Elena nel 1821, come sapete, mentre Hegel morirà una decina d'anni dopo. Quindi una storia retrospettiva la si può fare facendo stare dentro a questa storia e dando una spiegazione di tutto quello che è avvenuto. Non so se mi spiego, tutto ciò che è razionale è reale, vuol dire che quando io ho un puzzle molto complesso di fatti che sono realmente accaduti, fatti, perché lo storico lavora sui documenti, non è che a un certo punto, sapete quando uno sta montando un aggeggio complesso, l'ha smontato, lo rimonta, gli avanzano due viti, gli avanza una cosa, vabbè questo non serve, aggetto, no, tutti fatti significativi, quindi non la storia di Luca o la mia, la storia dell'umanità, devono trovare un senso, un nesso, un loro posto razionale all'interno di questa storia, che è la storia della progressiva autoconsapevolezza del soggetto trascendentale di se stesso. Allora, Gaia? No, io volevo fare una domanda. Allora, se l'autoconsapevolezza del soggetto è progressiva, quindi non ha una fine? Cioè. E questo è un po', è uno degli aspetti più problematici della filosofia di Hegel, che io vi ho fatto notare in anteprima, poi ho fatto la battuta, ma Hegel era particolarmente pieno di sé, eccetera, eccetera, era evidentemente una battuta. Il punto fondamentale è che se tu mi dici ho capito tutto, sono in grado di dispiegare la scienza della logica e con la mia epoca, col mio sistema, che è perfetto, perfettibile nel senso che posso lavorarci, c'è ancora molto
da scoprire, diciamo c'è molto da mettere a posto, ma l'impianto generale della verità, cioè non è che Hegel è un possibilista, c'è il noumeno, il fenomeno, la scienza è un work in progress, vedremo, ma ci sono zone che non posso raggiungere, perché la metafisica non mi posso spingere verso gli oceani della metafisica. Ti ricordi l'esempio che ho fatto l'anno scorso di Kant, per cui l'intelletto applicato alla sensibilità è l'isoletta, per cui poi posso immaginare di navigare, di solcare gli oceani della metafisica. Ecco, Hegel torna ad essere un metafisico. Tutto è razionale, tutto è reale, tutto è razionale. Quindi potenzialmente io, piccolo uomo, chiaramente dovrò stirare le zampe, ma l'umanità alla fine coglierà il senso definitivo della cosa. Si tratta di mettere i puntini sulla i, ma l'impianto fondamentale l'abbiamo colto. Quindi una metafisica è possibile, quindi una verità con la V maiuscola è possibile. Che non è più la verità realistica, è quella idealistica, ma sostanzialmente se andiamo a vedere non cambia granché, anzi cambia poco tutto ciò che è razionale e reale. E questo dunque è il pensiero di Hegel, la sua pretesa col senno del poi possiamo dire pretesa, ma chi è che può giudicare Hegel? Non scherziamo evidentemente, però è anche il suo limite, perché se io ho capito tutto, allora morte della storia? E dopo? Se tutto è stato già scritto e la coscienza, l'autocoscienza del soggetto trascendentale è giunta al capolinea, alla prossima stazione qual è? La storia finisce lì? Questo è effettivamente uno degli aspetti più problematici della visione di Hegel, ed è un aspetto altrettanto problematico, mutatis mutandis, cambiando alcuni termini, della filosofia della storia di un grande hegeliano che si chiama Karl Marx, della sinistra hegeliana, a modo suo, comunque grandissimo pensatore, che ha una filosofia della storia altrettanto interessante, completamente ribaltata, materialista, non idealista, ma alla fine la stessa domanda la si può porre, quando studieremo Marx più in là, a proposito di Marx, va bene, la contraddizione, praticamente la visione di Marx, un po' come quella di Hegel, è ci sono poli dialettici che si scontrano e si vanno, chiarificando strada facendo. Nel caso di Marx, la storia è lotta di classe. Alla fine ne rimarranno due soli, proletariato contro i capitalisti, e alla fine una società perfetta senza classi. Ma una volta che abbiamo raggiunto questa società perfetta senza classi, che Marx non definisce affatto, o definisce in termini molto generici, perché è impossibile da definire peraltro, Marx è stato un grande scienziato, non un utopista esattamente. Una volta giunti là, la storia finisce? Se la forza motrice della storia è polemos, è lo scontro, il cozzo di classi, il cozzo di tesi e antitesi che si sintetizzano nella visione di Hegel, di forze opposte, e la visione di Hegel viene ripresa da Eraclito, vi ricordate? La coincidenza oppositorum, la realtà è coppie di opposti che cozzano tra di loro per sintetizzarsi poi nel fenomeno che è la realtà, caldo, freddo, giovane, vecchio, guerra, pace. Gli aspetti contrapposti della realtà sono un unico aspetto, perché l'uno diventa l'altro. Il fuoco, il polemos, signore di tutte le cose. Ma Eraclito è stato un grandissimo, l'ha espresso in maniera aforistica, con un linguaggio completamente diverso. Nel caso di Hegel, tutti gli aspetti della realtà alla fine si sintetizzano. Nel caso di Marx, alla fine si sintetizza la lotta di classe, lo scontro che ha basi economiche, va da sé. E poi, hai capito qual è la differenza? Nel caso dei greci, benissimo, arriva il momento della sintesi, e c'è un altro giro di giostra, e così all'infinito, l'eterno ritorno. E nel caso invece di un Marx e di un Hegel, i quali hanno una visione di tipo, del tempo e della storia, di tipo cristiano, orizzontale, il vettore, alfa, la creazione, Cristo, omega, il ritorno. Peccato, redenzione, salvezza. Peccato, via della redenzione, salvezza. Vedete, è una storia che c'è un alfa e una omega. Per come è concepita dai cristiani, diciamo, secondo la visione giudaico-cristiana, e anche quella di Marx e quella di Hegel, obbediscono a questa concezione della storia. La storia è una retta,
orientata, diciamo un vettore che ha un punto di partenza e va in una direzione. Per cui il punto A è diverso dal punto B, che sarà diverso dal punto C, che sarà diverso dal punto D. Allora ci sarà un punto d'arrivo? Finisce lì? Il punto d'arrivo dal punto di vista cristiano qual è? Il regno dei cieli? È quello su un altro livello. Il proletariato che ha vinto, la società perfetta comunista? Sì, magari, ma com'è fatta? L'autocoscienza dello spirito assoluto? Sì, bravo, ma come funziona questa autocoscienza? Che è la filosofia di Hegel? E se Hegel nel frattempo è morto e non posso più seguire i suoi corsi, che faccio? Mi do una chiodata? Dove sto? Nel post-storia? Nel post? La nostra è stata definita un'epoca del post, post-moderno, post. Dove stiamo andando? Allora, per i greci il problema non si pone, perché i greci non hanno questa idea della storia lineare. Cioè, hanno una storia che è un cerchio, come l'eterno ritorno che poi studieremo in Nietzsche. L'eterno ritorno, ricomincia, un altro giro di giostra. È così all'infinito, non c'è un punto d'arrivo. È intimo. È intima legge del tutto, della natura, quella dello scozzo degli opposti che produce sempre la medesima realtà, è così all'infinito. Mentre nel caso di Hegel e Marx e di altri grandi pensatori, adesso stavo facendo questo esempio, il modello è quello cristiano. Capito? E il cristianesimo c'ha un punto d'arrivo, è la speranza, è Gesù che tornerà, è l'Apocalisse, è il mille e non più mille, come diceva, come pare abbiano detto i medievali, in realtà non è vero nemmeno quello, era una leggenda. Finisce la storia? Ma quando finisce? Per questo io prima avevo difficoltà a fare l'esempio legato alla singola persona. Perché? Perché la fine della storia è la morte del soggetto biologico. Quando finisce la storia? E quando è che avremo compreso tutto della vita? Io penso che prima di morire, un attimo prima, se abbiamo ancora un attimo di un momento di coscienza e non siamo completamente, come dire, privi di coscienza, come forse qualcuno potrebbe anche augurarsi, ecco, all'ultimo non avremo una risposta, avremo l'ennesima domanda rispetto a quello che ci attende, ammesso che ci sia qualcosa che ci attende, e moriremo con questa domanda, oppure moriremo e basta, non ci faremo altre domande. Ma insomma, la fine della storia è quella. Poi comincia... Prendendo questo tipo di visione, è inevitabile che poi ci sia il mistero riguardo a diciamo alla fine della storia, perché ovviamente se l'uomo vive nella storia non può. Ma certo, Luca, ma tu hai ragione dal punto di vista cristiano, infatti il discorso cristiano ci possiamo anche stare, infatti hai usato la parola giusta, mistero della fede, mistero, fede, speranza. E qui stiamo parlando di tutto ciò che è reale e razionale. Ed è ben diverso, non è la dimensione del mistero, del trascendente, il regno dei cieli. Questo non è il mio regno, va a capire qual è, va bene, d'accordo. Fede, speranza, mistero della fede. Capito? Qui no. L'idea è quella che è tutto razionale, è tutto dispiegato, è tutto assolutamente logico e non potrà non esserci la rivoluzione finale, perché quello è l'iter della storia. Prima c'erano tante... Perché è una contraddizione? Non è una contraddizione, è un problema... Allora Luca, sì, è un problema irrisolto, sì, forse anche una contraddizione. Il pensiero non può smettere di pensare, quindi perché dovremmo dire che c'è una fine della storia? Appunto, ma la questione fondamentale, hai capito? La risoluzione del finito nell'infinito. Che cos'è il finito? Il finito sono i singoli fotogrammi di questo film. Diciamo, la storia è un film e lo spirito assoluto è un regista che sta tirando fuori tutte queste idee, nonché i fotogrammi li sta tirando, autoproducendo, li mette uno appresso all'altro e sta facendo una storia. Ok? Allora, l'attività dell'autore della storia, del regista, è infinita, potenzialmente, anche in atto, infinita. I singoli fotogrammi sono il finito. Quindi i singoli fotogrammi sono i singoli episodi della storia. Nemmeno le singole persone, che ripeto, sono semplicemente delle comparse. Ma lo sono in relazione alla loro forma momentanea. Cioè io in questo momento, in questa forma. Tu come persona sei assolutamente inconsistente, sei assolutamente contingente, non hai nessuna sostanzialità. Sei semplicemente, sai, come quelle comparse che quando c'è una scena importante del film ci stanno i protagonisti e poi dietro ci sono delle comparse più o meno indistinte, dei figuranti. Ecco, tu, io, tutti noi. Le masse sono dei figuranti.
Certo, una massa presa insieme, leggi Le Bon, già ha un peso specifico, forse potrebbe avere... lo so, però alla fine hanno vinto i ricchi, quindi l'hanno disattivate le masse. Ecco, diciamo che adesso, per il momento, la storia ci ha insegnato questo. Alla fine hanno vinto i ricchi. C'è stata la lotta di classe, sì, però i proletariati l'hanno persa. Il proletariato l'ha persa, noi l'abbiamo persa, non so se siamo proletari o meno, i popoli l'hanno persa. Però magari ci saranno altri episodi di questa storia, d'accordo? Hegel pretende, a suo modo di pensare, che la storia abbia un punto d'arrivo. Ed è, come dire, giustamente un problema aperto. Perché? Perché se non posso riavvolgere il nastro, sto nastro mi rimane, è come un film che a un certo punto non ha una fine. Sapete quei film che hanno una fine, poi ne hanno un'altra, poi ti fanno vedere i backstage, non riescono, siccome ci stanno facendo un sacco di soldi, ti vendono anche mentre lavoravano il sequel, eccetera, eccetera. Ecco, però il sequel con la storia di ciò che è razionale e reale non si può fare, non si potrebbe fare. Questo è il problema, però perché partire dalla fine? Partiamo dall'inizio. Allora, lo stesso si dà la risposta alla sua domanda? No, questo è che... Il pensiero è già infinito, ok? Non può finire, non può evitare di pensare. Ogni volta che pensa crea un pensiero nuovo, inevitabilmente. E allora la storia non finisce mai perché non potremo mai pensare tutto. No, allora... Allora, scusa, è il terzo punto, quelli prima li ho definiti, cosa significa panlogismo, perché si tratta di una totalità processuale caratterizzata dalla necessità, queste cose le avete capite. Allora, la funzione della filosofia, coerentemente con il suo orizzonte teorico, fondato sulle categorie di totalità e di necessità, totalità e necessità, Hegel ritiene che il compito della filosofia consista nel prendere atto della realtà e nel comprendere le strutture razionali che la costituiscono. Mi sta bene, il problema è che la realtà è un continuo farsi, non è che sta lì ferma. Comunque, comprendere ciò che è il compito della filosofia, poiché ciò che è la ragione. Cioè, il compito del filosofo è individuare il razionale che c'è nel reale. Non è quello di pensare in maniera diversa il reale, non so se mi spiego. Io messo di fronte al fenomeno intelligenza artificiale, io messo di fronte al fenomeno smartphone, io filosofo, non è che posso dire, l'atteggiamento filosofico in senso hegeliano, non è quello di dire no, non va bene, no, è distopico, no, va male, questi giudizi qua non sono filosofici. I giudizi filosofici è darsi conto del perché, del significato di quel dispositivo in quel momento storico con tutte le sue ricadute. Quindi non è criticare tizio che fa così o quel movimento, o quel partito politico, o quella roba lì, o ciò che non va bene nella realtà. È di capire come funziona la realtà, perché ha una sua intima razionalità. Anche Auschwitz, anche Gaza, anche quello che avviene oggi, anche quello che è avvenuto 50 anni fa, anche quello che è avvenuto nel frattempo in Vietnam e altre cose, anche le cose più orribili della storia, Hiroshima, hanno una loro intima razionalità, avrebbero, ma ovviamente è che queste cose non le sa perché va da sé, è vissuto, morto nel 1831, dunque, d'accordo? Questo però è il compito del filosofo, quindi dal filosofo tu che cosa ti aspetteresti? Una chiave di lettura, un'interpretazione razionale che ti faccia capire il senso, il significato di quello che avviene. Allora, se le cose stanno così, e le cose stanno così, Hegel è un pensatore rivoluzionario? La filosofia fa anche un po' quello, no? Cioè, prendere la filosofia vuol dire accettare anche. Allora, sapete, ci sono quei filosofi, tipo, che ne so, un Bruno, quelli abbiamo studiato l'anno scorso, no? Tommaso Moro, questi grandi utopisti, che vedono oltre profeticamente, che sono in grado di pensare il mondo in maniera, di farti vedere le cose che tu non vedi e di progettare un'altra soluzione. Questo è essere rivoluzionari,
partendo da una critica della realtà effettuale, per dirla con Machiavelli, ma anche progettando un mondo diverso, un esito diverso. Hegel è un rivoluzionario o un conservatore sotto questo aspetto? È assolutamente un conservatore. Infatti, che cosa dice qua? Approfondimento, il dibattito sul giustificazionismo hegeliano. Giustificazionismo, cioè tu non vuoi cambiare le cose, tu non fai altro che giustificare, trovare una giustificazione. Questa è una critica che gli verrà mossa alla sinistra, dalla sinistra hegeliana, no? Cioè tu non vuoi cambiare la realtà. Il ruolo del filosofo è quello di interpretare il presente, le strutture della realtà per guidare l'umanità verso il futuro, per pensare un futuro diverso, per vedere dove sta andando. Lo sguardo di Hegel è uno sguardo rivolto al passato o al presente passato. Si è capito tutto, la storia si sta fermando, quindi il mio compito non è quello di vedere nuovi scenari, nuovi orizzonti, ma di giustificare l'esistente. Quindi dal punto di vista politico un atteggiamento del genere è l'atteggiamento del conservatore. Del conservatore. Tutto quello che è va bene così, ha la sua razionalità. Anche la monarchia prussiana della prima metà dell'Ottocento, sì, quella va benissimo. Napoleone ci doveva essere, quella roba lì ci doveva essere. Capito? Diverso l'atteggiamento di un Kant che scrive per la pace perpetua. Per Hegel viva la guerra in un certo senso, ma la visione di Kant è una visione paradossalmente razionale, ma basata su un progetto futuribile che, tra parentesi, non è stato ancora realizzato, ma ciò non toglie che abbia una forza. Cioè, pensate se non fossimo in grado di quantomeno di concepire, consolandoci, la possibilità che non scoppi la terza guerra mondiale, un deflagri completamente, che non ci attinga da vicino, da più vicino di come ci sta attingendo adesso indirettamente. Perché comunque le cose devono andare così, è necessario che vadano così. Ma che dipende dalla concezione, diciamo, della logica che c'è dietro, nel senso che entrambi i pensieri possono essere razionali a seconda, diciamo, di cosa, del motore che uno crede ci sia da fare. Cioè, nel senso che per Hegel, ovviamente, essendo tutto un ecco, allora è ovvio che appunto che noi siamo permanenti, che ogni evento della storia si deve verificare per forza, tanto è proprio una concezione diversa del motore che c'è dietro, per cui ha comunque tutta una sua logica, però ancora. Ma la ragione illuminista è una ragione anche progettante, anche, cioè la stessa logica della critica della ragione pratica, e io devo poter stabilire razionalmente quello che è giusto fare, quello che è deontologicamente corretto, che poi si verifichi o meno nella realtà, ciò non toglie che era razionale agire in quella maniera. Il caso di Hegel è ben diverso, ciò che è reale è razionale. Le tracce della razionalità li devo andare a vedere lì nella realtà e viceversa. Questo è il compito del filosofo, non quello di dirmi quello che sarebbe giusto fare, l'imperativo categorico. Razionale non si intende giusto. Razionale è razionale, non è giusto. Questo non è. Allora, se io uso la ragion teoretica in termini pratici, ciò che è giusto è razionale. Sto parlando di Kant, eh? Per sto parlando di Kant. Ciò che è giusto è quello che avviene, che è reale secondo Hegel. Giusto, cioè, giusto è un concetto un po' complicato. Noi razionale lo associamo a qualcosa che è lecito, qualcosa che è giusto. Cioè, se io dico aiutare qualcuno che è in difficoltà è una cosa razionale. Per me razionale diventa sinonimo o posso sempre addirittura parla giusto. Allora Alessandra, sì e no. Allora, giusto è un termine che afferisce alla sfera del diritto, quindi giusto vuol dire ciò che è conforme alla legge. Tu puoi anche contestare la razionalità intima di una legge, in un certo senso, quindi una cosa può essere giusta, ma non del tutto razionale. Può essere giusta, quindi conforme alla legge legale, ma assolutamente fare a pugni con la tua coscienza morale o etica,
perché tu sei cristiana, l'imperatore ti ordina di andare in battaglia, ma Cristo ti ha ordinato a modo suo di porgere l'altra guancia, quindi tu ti rifiuti di prestare servizio militare. Dunque, lesa maestà, summum in iustum, e te ne vai al patibolo. Allora, il giusto e il razionale, o il giusto e il corretto dal punto di vista morale, il buono, non necessariamente corrispondono. Nella visione di Hegel tendenzialmente direi di sì, se tutto ciò che è razionale e reale debbono coincidere o debbono tendere a coincidere. Nella visione di Kant non necessariamente. Può essere giusto, allora, può essere buono fare di tutto per risparmiare la vita a una persona o per salvare la vita a una persona, però in quel sistema legale basato sul Führerprinzip che dicevamo un'altra volta, si rivela contro la legge, quindi ingiusto nei confronti del legame di sangue, Blut und Boden, che tu hai con il folk, del quale sei parte, il popolo. Quindi non eseguire gli ordini brutali, infami, immorali è ingiusto nei confronti del popolo. C'è chi ha ragionato così e chi ragiona così, eh?